No, ancora, un'altra volta, ancora lui. Ciao a tutti ragazzi e ragazze. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, eccoci tornati in questo nuovo video. Come sempre, avete già capito. Quindi direi di non perdere altre chiacchiere e partiamo subito con... Prima di iniziare a farvi vedere i prodotti, vi possiamo dire che da Primark hanno iniziato a mettere qualche cosa di Natale, palline a decorazione, c'è cioè un po' un angolo di Natale. Noi ovviamente ci intendiamo al Primark di Arese, poi sicuramente ci saranno anche negli altri. Primo prodotto che abbiamo acquistato e si tratta di... Vabbè, lei faccio vedere meglio, va. Piccolo dettaglio che esattamente adesso Chiara ha scoperto è che questa pallina di Kuromi... Adesso la vediamo subito. Carina! Che Ormai non c'è più niente da fare. È il solito problema del dire che carina che fa campare i negozi, lo Cioè, ripeto ancora. provate a mettere questa sopra all'albero. E due, e tre. Per non parlare di questa, che direi che è ancora Allora, peggio dell'altra. Penny? Penny? plastica, anche un po' rovinata, vabbè. Eccola qua, Sanrio! Di quella che si illumina purtroppo non c'era Hello Kitty, ma c'era solo Kuromi. Ormai lo sapete che in questi video è letteralmente più fulminata di un temporale, quindi... Sono più fulminata della luce. Ma non più veloce della luce. No, ma io proprio. Ora aspetta, 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 perché io prima che lei prendesse questa cosa di sua iniziativa, ho detto, ma che cosa te ne fai di una cosa che continui a cambiare 10.500 volte? Cambia! Lui c'ha sempre la stessa da Ma millenni perché che fa devi... anche schifo, deve anche cambiare e la cambia. Perché bisogna cambiare le cover ai telefoni, che poi tanto i telefoni alla lunga si rompono, non ha assolutamente senso comprare un'altra dannata Ma che cover. significa? Allora, siccome il telefono che ho io mi deve durare fino a un bel Ma le po'. cover mica è una batteria. Ma che c'entra? Va cambiato. Questa cover delle principesse. Spero che voi nei commenti siate più che clemente perché penso che ci sia da Ovviamente, scrivere Chiara sei fulminata veramente. si dimenticano tutti di Jasmine, non si sa perché, però in mezzo qua c'è la signorina Ariel. Vedete? Ventum. Che bello! La Pasqua. Siamo quasi a Natale però. Ci ho messo un po' per trovare il mio modello perché non lo trovavo. Era meglio se non lo trovavi. Ecco dove finiscono le mie... Ricordo. Ecco dove finiscono tutte le mie ore di straordinario che faccio. In Allora. queste cincerie, in queste cagate immani! Allora, Ma allora cosa? 60 minuti! prima vi ho detto una bugia, semplicemente perché non me lo ricordavo, ma... No, no, ho preso anche quella! No! No! No, io speravo fosse finita! E poteva mancare lei, insomma! Mortacci tua! E chi ti ha inventato? Coppia balordo, è peggio della Mondaini e Vianello, fischia! Mamma mia! Finito con queste cose. Quindi abbiamo speso circa Dai, un non è tanto. 15-20 euro di cagate, No, soldi anche 20 buttati al euro di vento. meno, ma che Capirai. Oh, un acquisto per me, Miraculous. Sì, d'altronde avevo bisogno di una cintura perché quella che usavo al lavoro era praticamente distrutta, quindi 5 euro, una cintura nuova. C'erano anche quelle che costavano 10, ma ho preferito prendere quella da 5. La nostra umiltà è sempre la stessa. Diciamo che questi sono acquisti un pochino più utili rispetto appunto alle... Cianfrusaglie di prima. Beh, stiamo parlando comunque di cose che costano all'incirca 3 euro, massimo 5. Ultima cosa per moi, ovvero questi leggings dentro felpati. Faccio vedere. Vedete qua, non so se si capisce, ma c'è il pelo. E avevo l'ultimo paio che avevo preso sempre da Primark, quello grigio, non so se ve lo ricordate, ma quello è termico. Il problema è che quando
la mattina presto, soprattutto fa freschino, non è che mi copre molto, mentre questi sono belli pesanti e quando inizia a fare veramente freddo, perché ancora non è proprio quel freddo freddo, quando inizia a fare il freddo potente, questi mi verranno utili. Sì, insomma, ho dovuto sprecare 45 No, secondi per aspetta. una clip a dire, a fare, a cercare di imparare a fare la meteorologa. Se questi nell'arco del tempo vedo che comunque sono utili, sono caldi, eccetera, tornerò poi magari a prendermene un altro paio, perché questi si distruggono un attimo purtroppo. Sì, comunque sta continuando perché il caldo, il tempo, vedi, ormai sta cercando di andare su Italia 1, vedi, a fare. Anche se effettivamente noi giovani ormai la TV non la guardiamo più. E pensare, noi ce l'abbiamo veramente staccata, ragazzi. Perché abbiamo Prime, Netflix e Tutte le effettivamente. piattaforme, Esatto. Però, no, però non, io non le guardo praticamente mai. a parte Mediaset Infinity, vabbè, Netflix, Disney e Prime, cioè abbiamo tutte Quindi non ha senso la TV ormai, sono per i cinquantenni e basta. e tre. Adesso tutta roba per Alessandro, che poi sono due robe. Cercavamo una lampada perché lui ne rompe una al mese praticamente, perché purtroppo non dorme al buio. Avevamo preso l'altra volta, sempre da Primark, la lampada, se vi ricordate, quella LED a forma di zucca. L'ha spaccata. A metà. Solo che purtroppo non c'era più, perché mi sa che la collezione di Halloween sta piano piano andando via. E per cui l'abbiamo trovata poi da Tiger, vabbè. Noi abbiamo preso. Lui non lo sa questo, eh. Sì, ancora non sa niente in realtà. Felpa con Goku. Goku e Vegeta, presumo. No, Goku versione normale e Super Saiyan. Infatti non guardavo Dragon Ball, ragazzi, quindi perdonatemi se ho detto una Io cagata. ormai sono esperta. E poi ovviamente gli abbiamo preso anche il pantalone uguale. Questi li abbiamo presi soprattutto perché lui va andando a scuola, li distrugge a bizzeffe. Poi comunque quelli di Primark si sanno come sono. Per cui li abbiamo presi principalmente per tutti i giorni per la scuola. Passiamo alla prossima coppia di fidanzati, quindi parola a Filippo Biciglia. È Temptation Island. Hai preso per coppie di vestiti. Ogni tanto ci lascia per un altro Perché tu pianeta. dove ci lasci? Non, io vado nel pianeta unicornoso, pieno fatto di amore, arcobaleni. Tu invece vai in un altro pianeta che non riesco a A capire. decifrare. Bando agli scherzi, ovviamente. Abbiamo preso quest'altra tuta simil cargo con questa tasca qua, sempre di Dragon Ball ormai. Fa parte della nostra vita, quindi questi verdi militare tipo. Beh, ovviamente potete vedere dietro di noi, sia a sinistra che a destra, ovviamente. Sembra più una casa degli anime piuttosto che una casa dove Qua c'è abitare. il drago, che adesso non mi viene il nome, come si chiama? Comunque c'è il drago, si vede. Abbinata appunto c'era la sua maglia. Questa è molto bella, perché davanti è fatta così, sempre con il drago, con scritto Dragon Ball Z. E qua dietro, sempre col cappuccio, fatta così, molto carina questa. E dentro sono felpate. Basta. Effettivamente, ora che ci penso, probabilmente anche un parco tematico come l'Olandia potrebbe fare una maglia fatta in questo modo. Magari togli la scritta Dragon, metti l'Olandia, perché anche l'Olandia, appunto, come tema al drago. Non lo so, così mi è venuto Però, allora, di Dragon Ball avevano fatto una collezione quanto tempo fa? in mente. Oddio, L'inverno allora, per me sono scorso? prodotti che comunque ci sono durante tutto l'arco dell'anno, nel No, senso. perché io di Dragon Ball cercavo altre cosine da prendergli, appunto sempre per la scuola, eccetera, però non avevo trovato più niente. Secondo me queste cose qua, poi non so, magari qualcuno di voi lo sa meglio, sono delle rimanenze magari rimaste in magazzino, che non hanno tirato fuori, perché non c'erano tutte le taglie. L'hanno tirate fuori probabilmente per eliminarle, diciamo, per far. Adesso direi che possiamo chiamare la bambola di Squid Game e eliminare le taglie. Ma Alessandro non c'è, non è venuto con noi. Se fosse venuto con noi sarebbe impazzito, perché ogni volta che vede appunto queste cose di Dragon comincia: oddio, oddio, Sì, guarda, o guarda, Minecraft guarda. comunque. Sì, anche Minecraft. Allora, un periodo era Super Mario, pazziva per Super Mario, guarda Super Mario. Poi, cos'è che c'era? I Pokémon.
periodo di Pokémon, ma vi parlo di un po' di tempo fa. Adesso si è fissato con Dragon Ball, fissato proprio. Direi che possiamo fargli un post su Instagram in merito. E fissarlo. Esatto. Hai comprato comunque i chiodi? Comunque, se avete visto il video della fiera del Como Fan, la parte, mi pare, finale, ci sono proprio le storie che ho screenshottato, che appunto ha fatto Giorgio Vanni. E se vedete nella storia, nel reel che ha fatto lui, o chi per lui, ci siamo noi con Alessandro proprio in prima fila, vestito appunto da Goku. Sono finiti gli acquisti? Sì. Hanno preso anche roba di Minecraft? No. No. Ho finito di parlare. Bene ragazzi, noi come sempre speriamo che questo video vi sia piaciuto, quindi sapete già che dovete lasciare un like e iscrivervi al canale se vi fa piacere seguirci. E noi, come sempre, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ah, ciao, avevo capito. Charlie nel caffè, sì. Poi sì, a un certo punto si mette a ridere e non si capisce perché. La tua faccia mi fa ridere. È la mia. Mi guardi, tu perdi, ma questo non ci sto. Ma lo sappiamo che non ci stai. Sei seduta, ma chissà dove sei.